Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo quinto appuntamento con la serie Indagine sul vampiro. Come vi accennavo al termine dell'ultimo video dedicato ai vampiri medievali, con la storia di oggi ci spostiamo in Grecia e partendo da un resoconto datato 3 secoli fa, faremo un viaggio indietro nel tempo alla ricerca di una strana attitudine del vampiro, quella alla scomunica. Cominciamo allora con il vampiro greco di Mykonos e gli scomunicati, una creazione ecclesiastica del vampiro? Tra la fine del 1700 e l'inizio del 1701, il botanico francese Joseph Piton de Tournefort approdò a Mykonos, isola greca dell'arcipelago delle Cicladi. C'erano con lui lo studioso tedesco Andreas von Guldensheimer e il pittore francese Claude Aubrier. Ad unirli l'interesse per la botanica. Sulle tracce delle erbe medicamentose descritte da Dioscoride Pedanio, i tre stavano infatti visitando le isole dell'Egeo per raccogliere campioni di piante e fiori. Tuttavia, quando sbarcarono sull'isola, si trovarono davanti ad un clima che mai avrebbero immaginato. La popolazione era infatti in preda all'isteria. Tutti dicevano che il Vrucolakas di un uomo era uscito dalla tomba e che nottetempo batteva le strade terrorizzando i cittadini. Interessati, i tre cominciarono ad indagare l'accaduto e Tournefort lo documentò con rigore in un resoconto che sarebbe stato poi pubblicato postumo nella Relation d'un voyage au Levant nel 1717. Purtroppo ad oggi non esiste una traduzione italiana completa di questo testo, per cui ho potuto consultarlo solo attraverso il libro di Tommaso Braccini, Prima di Dracula, Archeologia del vampiro, che tra l'altro è anche uno dei libri principali che ho utilizzato per scrivere questa serie. Il resoconto che segue è una mia rielaborazione dello stesso e contiene, chiaramente per ragioni di tempo, solo i momenti salienti della storia. Vi chiedo scusa dal principio se la mia pronuncia di greco, di francese e di tedesco ovviamente non è adeguata, ma ci proverò. Stando al racconto di Tournefort, la gente di Mykonos credeva che alcuni morti tornassero in vita dopo la sepoltura e per definirli usava il termine greco brucolakas. Quando Tournefort e i suoi compagni giunsero nell'isola, venne raccontato loro che il brucolakas in questione era stato un contadino dal pessimo carattere. Una circostanza che, a quanto riporta l'autore, sembrerebbe fosse assai tipica in soggetti del genere. Nessuno però sapeva con esattezza come fosse morto, benché l'idea comune era che fosse stato ucciso. A 2 giorni dall'inumazione cominciò a circolare la voce delle sue apparizioni notturne. Inizialmente nulla di cui preoccuparsi, per lo più mobili rovesciati, lampade spente, attitudine ad abbracciare le persone da dietro. Ma quando la situazione degenerò, si decise di aspettare il nono giorno dalla sepoltura per eseguire quello che l'autore definisce non so che tipo di cerimoniale. Il cerimoniale in questione prevedeva una messa, l'esumazione del corpo e la successiva asportazione del cuore. Il compito fu affidato al macellaio della città, che lo portò avanti, a quanto sappiamo, con scarsa professionalità e con lungaggini inutili. Tournefort, che era uno scienziato e che osservava la scena con scetticismo, annota che il fetore del corpo in questa occasione era insopportabile e che per questo serviva a bruciare molto incenso per coprirlo. Così, forse storditi dal fumo, alcuni dei presenti cominciarono a dire cose non vere, come per esempio che il fumo esalasse direttamente dal corpo o che il sangue del defunto fosse ancora rosso vivo. Tutti gridavano al Vrucolakas e si decretò che lo sventurato fosse di fatto colpevole di non essere morto del tutto o di essersi fatto rianimare dal diavolo. Alcuni giurarono anche di aver visto, prima della sepoltura, che il suo corpo non era stato perfettamente rigido e, secondo gli abitanti della città, questo era sufficiente a provare che si trattasse di un Vrucolakas. Tournefort, interpellato dalle persone, assicurò che tutto poteva essere spiegato con dei criteri scientifici, ma presi dall'euforia, gli isolani decisero comunque di condurre il cuore del morto sulla spiaggia e di bruciarlo. Tuttavia non funzionò. Tutti continuarono a credere che il diavolo fosse ancora sull'isola e che il non morto continuasse a sorgere di notte per sfondare porte e per picchiare le persone.
Tutti, secondo Tournefort, sembravano impazziti, tanto che intere famiglie abbandonavano le loro stesse case per rifugiarsi a dormire in piazza. Furono fatte assemblee, processi, digiuni, preghiere, aspersioni di acqua benedetta sulle porte e anche sullo stesso Brucolacas. Il corpo, stando alla fonte, veniva esumato almeno 2 o 3 volte al giorno e si arrivò ad utilizzare strani rituali come quello di piantare un sacco di spade sulla sua fossa, finché infine si decise di bruciarlo tutto intero. L'assenza del corpo avrebbe, secondo l'idea del posto, indotto il demonio a lasciare l'isola. Avvenne il 1 gennaio del 1701 e da quel giorno in avanti si disse che il diavolo, almeno per quella volta, aveva avuto la peggio. Ormai a metà di questo nostro lungo viaggio abbiamo imparato a pensare ai vampiri slegati dal contesto della Transilvania, laddove invece il cinema e la letteratura, più in generale i luoghi comuni, li vorrebbero. Forse però continua a stupirci che i vampiri possano comparire in tempi e in spazi che non avremmo mai immaginato prima. Non soltanto nelle foreste buie del Nord Europa, ma ecco per esempio nelle isole calde e assolate del Mediterraneo. Sebbene infatti il Brucolacas descritto da Tournefort non succhi il sangue e non strangoli le persone durante il sonno, è difficile negare che si tratti di un vampiro o perlomeno di una sua particolare forma. Del resto, con le varianti Brucolaco, Brucolacas e Bricolacas o Bricolacas, si indicano ancora oggi i non morti del folklore greco e con altre parole dal significato simile ci si riferisce ancora a corpi che per qualche ragione riescono a conservare la loro floridezza anche dopo la morte. Stando alle parole di Tournefort, la credenza di simili non morti era assai diffusa a Santorini, dove pare che fino al secolo scorso sia attestata l'usanza di inviare cadaveri inquieti agli abitanti del posto che erano considerati esperti della loro eliminazione. Colpisce inoltre che nel racconto di Tournefort i Brucolacas vengano indicati come greci di rito greco e si dice che nessun prete volle essere presente quando si bruciò il corpo, per timore che il vescovo imponesse una multa per aver esumato e bruciato il corpo stesso senza il suo permesso. Sembrerebbe infatti che in Grecia, già da qualche secolo, l'esistenza del non morto vampiro fosse in qualche modo connessa con l'eresia e con la scomunica, probabilmente uno dei tanti motivi per cui il vampiro ad un certo punto cominciò ad essere strettamente associato col diavolo, tanto da richiedere l'utilizzo di oggetti sacri per la sua distruzione. Nella Grecia del 600 è poi attestata una strana parola, timpanaios, e ce ne dà testimonianza tra gli altri Leone Allacci, che è stato un teologo greco vissuto tra la fine del 500 e la prima metà del 600, il quale in tal proposito scrive: «I greci, quando vedono quei corpi che dopo la morte rimangono integri nei cimiteri e sono gonfi e con la pelle tesa come un tamburo, che in greco è detto timpano, dicono che si tratta di cadaveri discomunicati», aggiungendo che, dopo l'assoluzione, si dissolvono completamente. Della stessa credenza parla anche un secondo cronista, tale François Richard, in una relazione sull'isola di Santorini datata 1657, dove si legge che, secondo i greci, alcuni corpi sepolti nei cimiteri a distanza di 15, 20, a volte anche 30 anni, sono ritrovati gonfi come palloni, al punto che se li si fa rotolare per terra risuonano come tamburi. Tale gonfiore è considerato un segno della scomunica, tanto che i sacerdoti, nell'atto di scomunicare qualcuno, pare fossero soliti dire che dopo la morte il tuo corpo possa non dissolversi. È interessante che una storia molto simile sia attestata anche nella Siena del XV secolo, dove pare che il corpo di una donna sepolta da 70 anni fosse stato casualmente riesumato e ritrovato integro. Lo si appoggiò ritto contro la parete della chiesa così che tutti potessero vederlo, ma nella notte il sagrestano avrebbe assistito alla sua rianimazione, durante la quale la donna avrebbe detto di essere stata scomunicata in vita, fatto che impediva al suo corpo di dissolversi. Secondo la conclusione di questa storia, servì l'intervento del legato papale per assolvere la sua anima
e benedirne il corpo, che da quel momento si polverizzò. Ci si potrebbe chiedere il perché di questa associazione, scomunica da un lato e mancata dissoluzione del corpo dall'altro. Probabilmente la ragione è legata ad un passo del Vangelo, dove si legge: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli, a significare che gli effetti di una scomunica non cessano con la morte. Del resto poi, il non ritorno alla polvere del corpo rappresentava una anomalia rispetto al normale decorso della natura, e quindi al volere di Dio, e gli scomunicati, se ci pensiamo, erano fuori dalla grazia divina, ragion per cui li si credeva facile preda del maligno, sia in vita sia in morte. Come vedete, il processo di creazione del vampiro come creatura del diavolo sta gradatamente prendendo forma. Ad ogni modo, però, l'idea che i corpi degli scomunicati potessero conservarsi e che, una volta riesumati, apparissero gonfi come tamburi, timpanaios, appunto, sembra giungere a conclusione in Grecia tra il 4 e il 500, quando cominciarono a parlarne anche i testi di diritto canonico. Stranamente, infatti, non si trattava di una credenza popolare, ma erudita, e ne sono la testimonianza i dettagliati vademecum ecclesiastici che sono giunti fino a noi, testi che servivano ai religiosi per distinguere i vari tipi di morti incorrotti a seguito di una dissepoltura. Vi si legge ad esempio: chi ha ricevuto un ordine o una maledizione conserva solo le parti anteriori del corpo, chi ha ricevuto un anatema appare giallastro e ha le dita ricurve, chi appare nero è stato scomunicato da un arcivescovo. E ancora: sappiate che se viene trovato un corpo incorrotto che però sia completamente privo di peli, sorge il problema di capire se sia o meno scomunicato. In ogni caso occorre tirarlo fuori dalla tomba e collocarlo in un'altra sepoltura, per poi disseppellirlo a distanza di tempo e controllare lo stato di decomposizione. Se è dissolto bene, altrimenti vuol dire che è stato scomunicato e ha bisogno del perdono perché si è liberato da tutti i vincoli. Sebbene non sia sempre facile ricostruire le logiche che portano a certi tipi di credenze, il caso del Timpanaios sembra nascere da motivazioni politiche oltre che religiose. La Chiesa greca ortodossa, tra il 4 e il 500, dopo cioè la caduta di Costantinopoli, si ritrovò infatti in una strana posizione. I cristiani ortodossi nell'impero ottomano godevano di una certa autonomia giuridica che permetteva al clero di giudicare alcuni tipi di reato, adulteri, furti, stregoneria, omicidio per esempio. Mancando però alla Chiesa ortodossa un braccio secolare, e cioè propriamente giuridico, che potesse punire i criminali con sanzioni detentive o in denaro, si finì per ricorrere spessissimo alla punizione spirituale per eccellenza, ovvero la scomunica. Si diffuse al contempo la possibilità di garantire l'assoluzione e il perdono dei peccati ai cadaveri degli scomunicati e, come secondo voi, ovviamente attraverso il pagamento di offerte, che erano offerte anche piuttosto consistenti, e questo moltiplicò ovviamente il numero delle scomuniche. Tuttavia, affinché questo sistema, molto fragile nelle basi, poiché privo di un vero e proprio appoggio politico, si rivelasse efficace e credibile, serviva qualcosa che ne provasse la veridicità. Così nacque l'idea del Timpanaios, una prova tangibile che la scomunica aveva dei risultati che andavano oltre la vita terrena. È probabile, certo, che la creazione ecclesiastica si sia appoggiata su credenze precedenti. D'altronde l'abbiamo visto anche in altri video, il concetto embrionale del vampiro non morto è antichissimo e già altrove si era arrivati a sovrapporre i revenant corporei con le anime irrequiete del purgatorio. In più, in Grecia esisteva un'usanza che potrebbe aver ulteriormente esasperato il tutto, la cosiddetta sepoltura secondaria. Si trattava probabilmente di una pratica di origine slava che prevedeva una prima sepoltura e a distanza di qualche tempo una esumazione. I resti, che erano generalmente ossa, venivano lavati col vino e raccolti in cassette nominative, che erano poi collocate in una cappella o in un ossario.
Secondo lo studioso Robert Hertz, che visse all'inizio del Novecento, il lasso di tempo compreso tra la morte e la scheletrizzazione rappresentava simbolicamente un periodo di transizione, durante il quale il corpo era considerato impuro e contaminante. L'anima avrebbe infatti impiegato del tempo a scollarsi completamente, e questo sarebbe avvenuto solo quando la scheletrizzazione fosse giunta a compimento. Trovandosi però nella situazione intermedia, e cioè quella che precede la completa dissoluzione della carne, la credenza comune era che l'anima potesse rappresentare un pericolo per i vivi. Tuttavia, non era raro che durante la sepoltura secondaria i corpi apparissero decomposti solo in parte, e questo potrebbe spiegare perché li si associò con i vampiri e, naturalmente, con i morti scomunicati. Soprattutto se si considera che in Grecia la pratica era sottoposta ad un rigido controllo ecclesiastico che permetteva di identificare a priori un corpo incorrotto come scomunicato. Dato poi che la scomunica era considerata una vera e propria onta per la famiglia del defunto, poteva accadere che i suoi stessi familiari intervenissero prima del tempo a scarnificare letteralmente i corpi con coltelli o con bagni di soda. La cosa che però più di tutto mi ha stupito è che la sepoltura secondaria associata con la credenza dei morti scomunicati sia arrivata fino al Novecento. Sembra infatti che ancora negli anni 30 sia attestata la pratica di esporre i corpi sospetti in forma di monito e che la paura del morto scomunicato venisse usata come spauracchio per spaventare i bambini. Eppure la Chiesa ortodossa fece il possibile perché l'idea del morto scomunicato non si sovrapponesse a quella del brucolacas, che era popolare. Chiaramente il primo fu l'unico considerato accettabile, mentre il secondo, che oltre a rimanere incorrotto aveva nelle storie popolari la facoltà di uscire dalle tombe, venne considerato una mera superstizione. Ma capirete da soli che i due termini vivessero insieme e che ad un certo punto cominciarono ad essere utilizzati come sinonimi, finché a prevalere fu il brucolacas, sia come termine sia come mostro. L'insistenza sulla scomunica e la pratica quasi ossessiva di ricercare i morti corrotti nelle sepolture ebbero infatti un unico risultato: esasperare la paura dei non morti, scomunicati o meno che fossero, tanto da farla sopravvivere ancora per molti secoli. E farla evidentemente così arrivare fino a noi. E tu? Conoscevi questa storia? Avevi mai pensato che potesse esserci ancora così tanto dietro il vampiro e che le stesse autorità ecclesiastiche avessero in qualche modo contribuito alla sua stessa definizione, oltre che diffusione? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Il quinto appuntamento di Indagine sul vampiro termina qui. Ma non abbiamo ancora finito. Continueremo a parlare di vampiri tra qualche settimana con una puntata dedicata ai mostri più famosi del folklore che per qualche ragione hanno convissuto col vampiro fino a litigarsi con lui le sue stesse principali caratteristiche. Vi ringrazio come sempre per avermi seguita fin qui e spero che l'argomento vi sia piaciuto. Un saluto e alla prossima! Se ti è piaciuto il video, lascia un like o condividilo con chi vuoi e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale attivando la campanella per restare sempre aggiornato. Per tutti gli altri contenuti e le novità, puoi seguirmi su Instagram, dove sono semplicemente Nuisia. Grazie e al prossimo video di Nupost.